Questa è muffa. E anche questa è muffa. E indovinate un po', anche questa è muffa. E purtroppo è un problema che quasi tutte le case hanno, ma in questo video vi mostrerò come eliminare la muffa nera, ma anche come prevenirne la ricomparsa con un prodotto adatto. Questo. Sigla! E benvenuti o bentornati sul mio canale Gun On, un canale dedicato al mondo della casa. E oggi parliamo della muffa nera, che purtroppo è un problema molto comune. Ma perché si crea questa muffa nera? La muffa nera tipicamente si crea a ridosso di ponti termici, magari una parete poco isolata, un infisso senza taglio termico, oppure se il ricambio d'aria nel locale non è sufficientemente adeguato. Ed è per questo che nelle case nuove viene predisposta la ventilazione meccanica. Perché siccome l'involucro è molto isolato, non ha problemi di ponti termici, ma ha problemi di ristagno d'aria. E queste ventilazioni meccaniche aiutano proprio il ricircolo d'aria. Al contrario, invece, nelle case vecchie il ricircolo di aria diciamo che c'è di più. Non sono così isolate, non sono così impacchettate. Magari ci sono installati degli infissi parecchio datati che però fanno trafilare un pochino di aria. Però purtroppo in questi casi si creano i ponti termici. Si crea condensa sulla superficie o del muro oppure dell'infisso, creando appunto la muffa nera. Ma oggi vi spiego come eliminarla e come prevenirne la ricomparsa. Per fare questo lavoro avrete bisogno di un antimuffa, ce ne sono di tantissime marche, scotch di carta, guanti in lattice, spugna, un secchio dove mettere dentro l'acqua per sciacquare la spugna. Dei vestiti vecchi o che vi fanno un po' schifo, perché di sicuro applicando l'antimuffa qualche gocciolina vi arriverà anche addosso e avendo anche una componente di candeggina vi scolorirà i vestiti. Ma la cosa più importante per prevenire la ricomparsa della muffa è utilizzare uno stucco adeguato e io utilizzerò questo Aguaplast Anticondensa. È uno stucco termoisolante in polvere e serve per prevenire la formazione di muffe e umidità da condensazione per ambienti poco ventilati, pareti fredde e ponti termici, esattamente quello che ho io. Si miscela con 0,5 litri di acqua al chilo, si può lavorare in 3-4 ore, essiccazione in 12-24 ore, si può carteggiare e pitturare, al massimo utilizzato un fissativo prima. Range di temperatura di applicazione 5-35 gradi ed è di colore bianco. E questa scatola da 3 kg copre circa un metro quadrato con 5 mm di spessore. Per ulteriori informazioni potete leggere qui, comunque vi lascio il link in descrizione così potete dare un occhio al prodotto. Quindi, come avete visto, per utilizzare al meglio questo prodotto, prima bisogna eliminare la muffa e poi, una volta asciugato, stendere 5 mm di questo prodotto. Avrete bisogno di o un frattazzo per superfici grandi oppure una spatolina piccolina, come nel mio caso, per fare i contorni degli infissi. E io questo lavoro lo farò proprio perché ho degli infissi senza taglio termico e ogni inverno con caldo e freddo mi si crea un ponte termico con conseguente condensa, con conseguente muffa a bracche. Comunque, se interessa anche a voi, vi lascio il link di questo in descrizione. Ma adesso basta ciance e iniziamo il lavoro. Munitevi di un foglio di carta e fissatelo con dello scotch di carta. E sempre con lo stesso scotch andate a riparare tutti i profili dove non serve spruzzare l'antimuffa. Indossate dei guanti in lattice e con il prodotto antimuffa andate a spruzzare direttamente sulla parete o sulla zona interessata. Mi raccomando, non troppo vicino, almeno una spanna e mezza da dove è la muffa. Purtroppo rilascerà nell'ambiente un odore molto forte e acre. Però vabbè, lo mettiamo in conto. Facciamo passare una quindicina di minuti, tempo che il prodotto agisca, e andiamo a vedere la parete. Urca! Beh, devo dire che ha funzionato egregiamente, sia negli angoli che nei profili. Ora dovremo eliminare tutti i residui di questo prodotto con una spugna e un pochino di acqua. Mi raccomando, non dovete sfregare, altrimenti le spore andranno in giro, ma dovete semplicemente tamponare. Perché sì, la muffa l'avremo eliminata, ma le spore sono ancora presenti e se sfreghiamo le spargeremo in tutta casa, mentre tamponando riusciremo a minimizzare il danno. Comunque guardate, anche se sono stato attento, un po' di prodotto mi è andato sulle maniche e mi ha scolorito i vestiti. Risciacquate abbondantemente la spugna ad ogni passata. Una volta fatto, togliete scotch e foglio di carta. E voilà, si presenta così. Tutto lindo e tutto bianco. E anche negli angoli è uscito molto bene. Ma ora dovremo fare la parte più impegnativa, quindi
Quindi rimettiamo lo scotch di carta nei profili degli infissi e negli angoli desiderati, anche se secondo me è meglio non fare solo un angolo, ma direttamente la parete se il vostro problema è la parete fredda. E in questo modo la coibenterete in modo uniforme. Ora prendete lo stucco e apritelo, perché dovremo preparare la miscela con l'acqua. Potreste utilizzare il secco di prima, altrimenti prendete una vaschetta apposta. Per aiutarvi con le dosi, magari usate un dosatore che è meglio. E ricordate 0,5 litri di acqua per ogni chilo di stucco. Versate nel recipiente prima l'acqua e poi la polvere. E mescolate poi il tutto con una spatola o una cazzuola, in base poi alla quantità del prodotto. Dovrà avere questa consistenza. E ora ragazzi parto con la posa dello stucco. Io utilizzerò questa spatolina qui che mi viene comoda perché devo fare dei cornici degli infissi. Se invece avete superfici molto più estese consiglio un frattazzo, è meglio. Comunque ragazzi, piccola osservazione personale, ma che pasti da gigante stiamo facendo? Cioè io lo stucco l'ho sempre considerato come un tappabuchi, diciamo, e ora riescono a produrre robe del genere, cioè che sono in 5 mm riescono a termoisolare ed evitare la condensa. Pazzesco! È vero che ci sono anche delle pitture che fanno questo lavoro, però ovviamente avendo un minimo spessore isolano anche un pochino di meno. Questo già con 5 mm, non è male, Pazientemente distribuite lo stucco su tutta la superficie interessata. Io tenterò di essere quanto più preciso ora per evitare poi di dover carteggiare alla fine, tentando di creare già una superficie perfetta, ma soprattutto di essere sicuro di applicare lo spessore necessario. Comunque niente paura, questo stucco è molto ben lavorabile e avrete tempo un'oretta circa per riuscire a distribuire tutto il prodotto sulla superficie interessata prima che diventi secco. Finito. Come potete notare, la finitura è molto buona. Ma se dovessero essere rimasti dei pezzettini un po' solidi, niente paura, si può utilizzare tranquillamente la carta vetro. Fate passare una giornata, giusto il tempo che si asciughi. Sono passate 24 ore e guardate come si presenta lo stucco essiccato. Come potete vedere, la finitura è liscissima. A parte che c'è ancora una puzza di candeggina, sembra di stare in una piscina olimpionica. Però vabbè, questo durerà ancora per 4 giorni. Quello che potete fare ora è, se avete lasciato dei grumi qua sopra, potreste dargli una passatina con la carta vetro. A grana fine, mi raccomando. Altrimenti potreste dare una pitturata direttamente con una pittura termoisolante. Perché lo stucco, non so se si riesce a vedere, è bianco, ma un bianco caldo, un bianco panna. Dipende poi da come sono le vostre pareti. Io darò una pitturata con un bianco un po' più freddo perché si nota la differenza. Date una mano di fissativo e due mani di pittura termoisolante e il lavoro sarà concluso e potrete godere finalmente di un infisso o un muro senza più la muffa. Quindi ragazzi, ricapitolando, si pulisce bene la parete, togliendo ragnatele e quant'altro. Con uno spruzzino si dà un'antimuffa, si tampona con una spugna per togliere i residui, una volta asciugato si dà una mano di stucco, questo che vi ho fatto vedere, di almeno 5 mm. E questo fungerà da micro cappottino e anticondensa. Lasciate asciugare per 12-24 ore, se ci sono dei residui carteggiate e pitturate con una pittura termoisolante e il lavoro sarà finito. Purtroppo avrete in casa per 4-5 giorni odore di candeggina, però vabbè, lasciate aperte le finestre e fate questo lavoro d'estate. E piccolo consiglio, tentate di areare di più i locali, che è meglio. Se invece avete problemi di umidità e di salita, ho fatto un video apposta, è qui sopra, cliccate e guardatelo. Con questo è tutto ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao!